Allora, adesso mi diverto perché Luca e Matte sono ancora qua. Luca sa già che cosa andrà incontro, Matte ancora no, quindi apprezzo molto il coraggio perché sono veramente curioso di vedere cosa salterà fuori e poi andremo a leggere i dati e cercheremo di capire effettivamente la risposta. Se non avete visto ancora il video di ieri, lo trovate qui sopra nelle schede, in descrizione trovate i tag dei due ragazzi e quindi vi risaluto, come vi sentite? Siete pronti ad affrontare Matte l'ignoto e Luca la cosa conosciuta? Il semi ignoto, io mi devo dire. Il semi. So solo la domanda, ma non ho... Mi hai messo una curiosità, devo dire, incredibile. Non so. Ma non è poco, conoscere la domanda. È una domanda che sembra facile, ma... Ma sai che per scelta io preferisco la spontaneità, così vediamo cosa viene. No, ma hai ragione. Testo okay. Di sangue freddo. Allora ve la faccio subito. E allora, dato che sono ancora più bastardo, dato che Luca la sa già, risponde prima Matte. Bravo. Così ancora meno modalità di pensiero, ok? Quindi la domanda è la seguente. D'accordo, siamo lì, 2 punti dall'Inter. Si deve giocare. La Juventus sta raccogliendo dei risultati. Io oggi l'ho definita nel video di mercoledì la partita più importante di Serie A da quando è tornato Allegri, perché mai dopo tot giornate la Juventus era stata così vicina e a giocare su uno scontro diretto che poteva voler dire vetta solitaria per davvero. Ma la domanda da farsi, secondo me, è una e una sola. Ma che cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Silenzio stampa. Silenzio stampa. Concedimi almeno i 10 secondi di elaborazione. No, perché lo dicevo prima, è una domanda talmente banale, ma la risposta per me è folle. Cioè, io ho un paio di risposte in testa, ma perché quando me la sono fatta ho detto sì, va bene, io 2-3 robe ce le ho, però voglio che mi rispondano i dati. Cioè, che cosa è cambiato? E vi aggiungo un pezzo. Perché a me questa attesa di Juve-Inter mi ricorda terribilmente l'attesa di Napoli-Juve dell'anno scorso. Perché? Perché? Perché veniamo da un filotto di partite non perse, dove si subiva poco e niente, e allora vi rifaccio la domanda, cioè da quel filotto a questo che cos'è cambiato? O in generale l'inizio dei due campionati? È tosta, è tostissima, eh? Sì. Secondo me allora, ci sono tante domande, tante risposte. Vai, sì. Ma anche tante altre domande. Probabilmente. Allora, io do una risposta che secondo me non soddisferà né voi due né chi ci sta ascoltando e magari mi piglierò anche l'etichetta del paraculo. Ci può stare, perché è un discorso anche magari un pelo astratto e romantico, se vogliamo. Ecco, però aspetta, attenzione, faccio una ci sta perché ho già capito le risposte e sono tra quelle che prendo in considerazione assolutamente, però volevo capire proprio a livello di campo, che era differente. Diciamo che la mia premessa è che nel video che abbiamo fatto ieri si capisce che dai dati non è che ci siano così tante novità nella Juventus. Io nel video di ieri ti dico, Allegri secondo me è uno che prova, poi quando si scotta non è che tira dritto, torna indietro. Per cui a livello puramente numerico, diciamo statistico, secondo me facciamo fatica a trovare delle grandi conferme, no? Un qualcosa che ci possa dimostrare, confermare che ci sia un qualcosa di nuovo. Partendo dal campo, che così ti faccio contento te, Lucio, ed è anche giusto così, ma perché è anche giusto così, così diciamo che separiamo dal lato tecnico al lato più umano, ecco. E, da un punto di vista di campo, allora sicuramente la Juventus quest'anno ha cominciato la sua stagione, penso alla pre-season e penso alle prime due giornate di Serie A, nel pre-Sassuolo, dato che poi il video di ieri è stato su questo, distinzione pre-Sassuolo, post-Sassuolo, ha cominciato la stagione sbandierando un qualcosa di nuovo, cioè cercando di fare un qualcosa di nuovo. C'è stato il filone Magnanelli, ma al di là di Magnanelli ci sono state delle amichevoli fatte nella pre-season che hanno reso lampante il tentativo della Juve di fare un qualcosa di diverso, di nuovo. Le prime uscite della Juventus lo hanno dimostrato. Penso anche alla sfida con la Lazio. Io ero per fortuna allo stadio, ho visto forse la partita più bella della Juve in questa stagione. La volontà, il tentativo di fare un qualcosa di diverso. C'è un dato
che è quello del PPDA, che purtroppo dimostra come la Juventus sia già tornato un pochino nei suoi passi al primo vero scivolone, sì, che è quello appunto che è appunto la sconfitta contro il Sassuolo qua a Reggio Emilia. Perché il PPDA che cos'è? Per chi non lo sapesse, e ci sta, non vi preoccupate, ne ero un po' da nerd, ma il PPDA è un dato bello, secondo me, molto chiaro, perché di fatto rappresenta ed esprime il numero di passaggi che la squadra concede prima di recuperare il pallone. E questo dato è peggiorativo rispetto allo scorso anno, di quanto? Di un paio di passaggi. Che voi direte, vabbè, un paio di passaggi sono irrilevanti, sono trascurabili. Sì, ci può stare, ma il fatto che sia peggiorativo e non migliorativo rispetto allo scorso anno, che spiega tanto. Sì. Ma spiega tanto perché tu in questa stagione invece stai andando in una direzione che quel dato lì sarebbe dovuto essere nettamente migliorativo. Ma anche dalle parole dello stesso Allegri, secondo me, questa roba si doveva capire. Perché Allegri, per la prima volta da quando la Juventus ci mette dentro anche il ciclo 1, Allegri parla di intensità, parla di corsa, parla di voler correre più degli avversari, parla di voler mettere più intensità degli avversari. Mai sentito un Allegri così. Per cui c'erano anche le parole del diretto interessato che dimostravano, che testimoniavano questo tentativo, questo desiderio di fare un qualcosa di nuovo, soprattutto da un punto di vista difensivo. Cioè non più il baricentro basso, ma soprattutto un baricentro alto e il tentativo di breccare attaccando nel minor tempo possibile l'avversario per cercare poi di essere pericolosi già nelle zone più nevralgiche del campo. E quindi alla tua domanda, da un punto di vista prettamente di campo, io purtroppo credo che ti devo rispondere con forse niente, forse non è cambiato niente rispetto allo scorso anno. Forse non è cambiato niente, anzi, se si vanno a fare i confronti dei dati rispetto allo scorso anno, si vede che la Juventus a livello di XG, di quanto crea, a livello magari di quanto subisce, è abbastanza simile dopo 11 giornate. Quello che cambia è il modo in cui è riuscita a capitalizzare anche magari le partite dove ha creato meno e dove è riuscita comunque a portare a casa il massimo bottino, il massimo risultato dei 3 punti, cosa che magari l'anno scorso nelle prime uscite non ti è riuscito. E qua c'è il mio perché, ma magari lascio la parola a voi poi ci torno dopo. Cioè il mio perché è perché secondo me c'è un lato umano che io reputo veramente molto importante e che continuo a reputare il massimo contributo, il massimo valore aggiunto di Allegri in questo Allegri bis. Però c'è un però, e cioè che dato che stiamo parlando dei filotti con cui ci presentiamo a quella partita nello specifico, l'anno scorso iniziano con il derby, quest'anno iniziano con il Lecce, e quindi la mia distinzione, adesso lascio la parola a Luca, era su quei due filotti lì, perché anche la Juve l'anno scorso parte male, no? Sì. Quest'anno parte bene, poi male, poi bene, poi malissimo, fino a iniziare il filotto. Quindi la mia concentrazione stava lì, perché quell'attesa di Napoli-Juve che se vinci vai a meno 4, 5, 4, 6, non mi ricordo, 4. 4, 4, 4. Invece questa attesa che se vinco vado più 1, davvero la sto vivendo quasi alla stessa maniera. Quindi io voglio concentrarmi su quei filotti lì e capire ma che cosa è cambiato, perché anche l'anno scorso la Juve ha fatto questi filotti qua, di risultati. E ci dicevamo però, sì, ha vinto ma... esattamente come quest'anno, per quello che voglio capire, ma che cosa è cambiato? Allora, prima di tutto è interessantissimo capirlo e lo scopriremo insieme, credo che tu poi ci spoglierai qualcosa, non vedo l'ora tra l'altro. Non stacca il video finché non arriviamo a un dunque. No, ma perché i dati per me sono allucinanti, hai capito? Per me il dato, cioè adesso ho due dati, il primo mi è scoppiata la testa. Fammi provare. Vai. Con la mia... giuro che non l'ho visti. Allora, io penso ci sia ovviamente una risposta poi non di dati, tattica. Cioè, la prima risposta che ti do, e poi giuro arrivo ai dati, è che la Juventus mi sembra molto più matura tatticamente rispetto allo scorso anno. Molto di più. La Juve arriva a quel filotto grazie a un cambio tattico. La Juve passa da 4 a 3. E questa è la cosa che fa tutta la differenza del mondo, soprattutto... per i meccanismi difensivi che comunque in questo momento alla Juve mi sembrano molto meno casuali dello scorso anno. La Juve lo scorso anno, e qua torno ai dati, vado in un cassettino della memoria, quel filotto lì lo fa con un over performance difensiva allucinante. Poi non so se questo me lo dirai, se è vero o non è vero,
per me la Juve l'anno scorso fa un'overperformance difensiva superiore a quella di adesso. E questa me lo posso spiegare con la preparazione, diciamo, avvenuta dall'inizio, con un sistema, con delle idee che hai provato a portare. Poi ti dico, secondo me, di dati, e qua però sparo, di sensazione, la Juve secondo me crea leggermente di più dello scorso anno. E qua è una cosa interessante, Matte citava il PPDA, io faccio sempre questa distinzione, il PPDA misura l'intensità del pressing, quante volte tu pressi e quanto, diciamo, quanto porti il pressing, perché non ti voglio smentire, Matte, però io, da come lo so io, praticamente tu puoi, cioè loro calcolano quando un tuo giocatore o più giocatori vanno in pressione. Poi però c'è il build up disruption, che è il distruggere la costruzione avversaria, che è l'efficacia e non l'intensità. Esatto, ce ne sono due differenti che si incastrano tra di loro. Bravissimo, bravissimo. Tu puoi avere anche un'alta PPDA, ma se poi la palla non la prendi mai, li porti in pressione, ma non gli dai fastidio. Quindi una è efficacia e una è intensità. Per me l'efficacia del pressing della Juve, che non vuol dire che quindi il PPDA sia più alto, ma l'efficacia, la consapevolezza di come andare a prendere gli avversari è maggiore. Sempre decisamente. Perché tatticamente io vedo una squadra che sa meglio quello che deve fare, molto meno casuale dello scorso anno. Può piacere o non può piacere, per carità. Però la vedo una costruzione più durante la settimana. Se volete, si nota anche la differenza con lo scorso anno nella preparazione delle partite. No, ma infatti se la Juve quest'anno decide di andare a prenderli, sa come andare a prendere l'avversario. Che questa, ecco, potrebbe essere una prima differenza rispetto allo scorso anno. Cioè, l'anno scorso, anche col Cagliari, i due calci sì, piazzati... Col Cagliari, prima di sbloccare la partita, tu nel secondo tempo alzi il ritmo perché vuoi andare a sbloccare la gara e... Cioè, ho in mente proprio i primi due tiri di Chiesa che tu li vai a creare perché recuperi palla sulla sinistra perché ti sei alzato, no? Quindi il primo parato e il secondo che a momenti fa l'Eurogol al volo. Sono due occasioni in cui tu ti alzi. Ci butta tutto giù e dice, ragazzi, non guardare più il cazzo perché non ci vedi. Cioè, no, mi pare di capire la risposta... No, ma adesso, perché mi pare di capire che quindi voi state dicendo che questi risultati, questi filotti qui di quest'anno... siano decisamente più, non lo so, positivi, c'è una sensazione differente. Decisamente forse no, però io credo che la Juve in questi due dati sia superiore allo scorso anno, undicesima, dodicesima giornata a confronto. XG, se vuoi, te la metto lì, produzione. No, io ti parlo dei filotti, dei filotti. Poi dopo andiamo più nel dettaglio. Io parlo dei filotti. Consapevole, cioè ti direi la risposta è la Juve mi sembra più consapevole di quello che deve fare tatticamente, non d'atteggiamento, non mentale, tatticamente. Matte? Sì, a me sembra questo un filotto più giustificato di quello dell'anno scorso. Ok, voglio andare invece io nella maniera più pragmatica possibile, perché Massimiliano Allegri è un pragmatico, no? Io quindi voglio andare nella maniera più pragmatica possibile e voglio farvi vedere questo. Prima di continuare il video, e al quale vi chiedo di lasciare un mi piace o un commento, volevo ringraziare gli ultimi abbonati al canale. Quindi grazie Emanuele, Simone e Gio, che hanno avuto addirittura l'onore di vedere in anteprima questo video, come tanti altri, sul canale. Prima lo vedono gli abbonati, poi viene pubblicato per tutti gli utenti. E poi potreste anche utilizzare nei commenti alcune emoticon esclusive. Non lasciatevi scappare questa occasione. Buona visione con la seconda parte del video. Ho tanta paura. Aspetta, io non lo vedo. Dammi un'altra botta di zoom, per piacere. Sì, se volete ve li leggo. Sì. Significa che l'anno scorso, nelle 8 partite dei filotti, la Juve ha segnato 14 gol, ne ha subiti 0 e ha portato a casa 24 punti. Significa che ha una media di 1,75 gol a partita contro gli 0 subiti e 3 punti per forza, perché le ha vinte tutte. Ok. Quest'anno, su 7 partite, 8 gol segnati, 1 subito, 19 punti, con una media di 1,14 fatti, 0,14 subiti e 2,71 punti. Poi, è ovvio che sono imparagonabili così, perché devi mettere in mezzo il fatto che quest'anno hai giocato a Firenze, a Bergamo e a Milano, e sono 3 trasferte, però è anche vero che l'anno scorso hai giocato in casa contro Lazio e Inter, che sono le due squadre che sono arrivate sopra di te alla fine della classifica finale, e tu hai vinto tutte e due le volte, segnando 5 gol, mi pare, tra tutte e due. Ok, è interessante, però...
Noi, no, infatti adesso, ci sono i però. No, sì, no, ma non per giustificare, ma per capire. Noi fino adesso abbiamo ragionato su una Juve che, per esempio, all'inizio dell'anno... No, comunque, basta che ne facciamo 6 con l'Inter e siamo già in pari. ma aspetta, vedi che c'è un'altra tabella sotto? adesso ci arriviamo, No. Però io dico, cioè, occhio, perché magari abbiamo convertito banalmente di più, certo. Mi viene a dire. Non lo so. Certo, no, assolutamente, per quello che sto dicendo, fatto sta che se prendi proprio in maniera pragmatica, perché allora banalmente ti dico, la Juve era molto più efficace nelle prime 5 partite in attacco piuttosto che nelle 7 successive, però ha raccolto decisamente di meno, e alla fine quello che cerca Allegri, no, cos'è? Il massimo della resa dal punto di vista della realizzazione, dal punto di vista del risultato, perché anche l'anno scorso secondo me abbiamo fatto in quelle 8 vittorie lì, che sono state 8 vittorie pesantissime per la classifica, tante volte ci siamo guardati e ci siamo detti mami mo, quest'anno ne abbiamo fatte 7 e siamo stati ancora, secondo me, cioè, perché, per dire, dal punto di vista della compattezza io la vedo molto più compatta quest'anno, cioè chi se ne frega che ha preso un gol su un piazzato, però dal punto di vista delle occasioni, dei gol realizzati, l'anno scorso non mi sembrava che ci fosse stato così tanto di più di quest'anno, invece la Juve l'anno scorso ha segnato 6 gol in più. Per me è una questione di conversione, io rimango convinto che per me gli XG o comunque i tiri... Questi non li ho tirati fuori. No, ci mancherebbe, ma la domanda che ti faccio, tu qual è la tua sensazione? Cioè, la Juve la vedi più consapevole tatticamente in campo, dico? Allora... Quando mi sembra questa Juve una squadra che quando vuole farla la partita te la fa, non dal punto di vista del palleggio, perché secondo me lì ci sono dei grossissimi limiti, però quel lavoro che è stato fatto quest'estate secondo me è un lavoro che è stato assimilato e poi, certo, deve migliorare, poi, certo, deve migliorare, perché se a maggior ragione poi lo lasci lì non migliora. Andrebbe anche ogni tanto ripescato, perché la mia sensazione, esatto, è che ce l'abbiamo lì nel bagagliaio, che diciamo ok, abbiamo capito che sappiamo anche fare questa roba qua adesso, però in questo momento c'era bisogno di consolidare la... Sì, cioè mi sembra quasi, avete visto bene, perché col cavolo che lo rifaccio, no? il meme, perché col Cagliari ho avuto la sensazione che il primo tempo, ma guardate, fare gol, non fare gol, non ci interessa, va bene così. Sono tornati in campo nel secondo tempo, che nel giro di 10 minuti hanno creato il colpo di testa di Gatti, uguale a Chiesa, il gol. Se tu dai quella lettura lì, è identico. Per quello che dico che sono diventata anche una strategia di Allegri, quella di arrivare a fine primo tempo in pareggio, perché poi nel secondo entri con un piglio diverso. E quindi come ci arrivi all'Inter? Perché prima facevamo il paragone di Napoli e Inter. Cioè... io a Napoli non avevo la sensazione di prendere 5, no? Hai capito? Dopo queste 8 partite qua. No, neanch'io assolutamente. Però l'anno scorso il mondiale per la Juventus è stato un po' come il Covid per la Lazio nella stagione 19-20, non ricordo mai la stagione, quella di Sarri per intenderci. Sì. La Juventus in quel periodo lì, ragazzi, va al mondiale con un 3-0 secco contro la Lazio, dove fa una prestazione gigante. Una delle migliori. Ma anche con l'Inter in casa, ragazzi, la Juventus fa una prestazione gigante. Tolto il gol sbagliato di Lautaro, che avrebbe potuto cambiare la partita, ma il calcio è fatto anche di questi episodi, la Juventus fa una prestazione gigante. Ne aggiungo una, perché dentro questa tabella, che noi non vediamo perché ho fatto riferimento solo alla Serie A, ci sono delle partite di Champions. E c'è il 4-3 dove perdiamo col Benfica, ma c'è anche il 2-1 dove battiamo il PSG, che secondo me è stata una grande partita della Juve. Bravo. Anche se purtroppo inutile, perché era lì secondo me, se vogliamo parlare, perché io dopo, se io mi chiedo il perché, allora diciamo c'è magari anche questa differenza, io come dire, torno sempre un po' a quella risposta lì che in realtà non ho ancora detto, ma credo che comunque la lettura l'abbia data anche un po' il critico, cioè quel passaggio da difesa 4 a difesa 3 che l'anno scorso l'hai fatto in corso d'opera e che ti ha dato veramente molta stabilità e che ti ha fatto trovare una quadra, perché questa è una Juve da 3-5-2 e che quest'anno comunque è stato il tuo modulo di partenza. E quindi tu sei partito fondamentalmente da questa idea tattica qua che ti rende inevitabilmente più consapevole. E poi praticamente... a Napoli
anche, scusa Matte, ma mi hai fatto venire in mente che a Napoli c'è stato proprio anche un misunderstanding, secondo me, tattico. Cioè la Juve, secondo me, l'anno scorso aveva proprio le idee... Beh, c'è stato anche un grosso errore di Allegri, lì c'è stato due. Ci sono stati due grossi errori di Allegri, quello di tenere i fagioli per McKennie... Chiesa quinto. E poi io mi ricordo Kostic terzino, che ancora perdevi 2-1. Nel secondo tempo. Esatto, perdevi 2-1 lì. Sì, però per questo dico, cioè, secondo me quest'anno non rifai una roba del genere, perché c'è la preparazione, c'è la consapevolezza che se vuoi, se ti alzi, per me c'è il build up distraction più alta. Poi è ovvio che la Juve non è maturata così tanto da, e questa è un'altra cosa, non l'abbiamo detto nel video di ieri, secondo me è proprio anche sbagliato. Non faremmo bene il nostro lavoro in questo momento, stiamo facendo i match analyst da salotto, ma lo stiamo facendo. Certo. E noi non faremmo il nostro lavoro bene se dovessimo pretendere dalla visione del calcio di Allegri, se io dovessi presentare, no, al mio allenatore, giochiamo contro Allegri, e non ti dico Allegri gioca così, perché è molto difficile offensivamente, è molto difficile capire una squadra di Allegri, non è che la prendi e la vedi subito offensivamente, perché poi magari il baricentro basso si appoggia su di te. Bravissimo. Quindi pretendere una, quando Matte diceva, non che la pretendesse Matte, ma quando diceva l'abbiamo messa nel cassetto, è il suo modo di intendere il calcio. Te la faccio vedere una volta, poi la rifaccio quando mi riserve, ma non sono italiano. Non farò il PDA e il build up distraction perché faccio pressing alto sempre. Non sono Klopp, che qualunque squadra, qualunque giocatore fa quella roba. Io te la faccio vedere una volta, poi è discutibile tutto questo, perché è logico che se un allenatore di Serie A che prepara la gara contro Allegri pensa questa cosa qua, cioè la deve pensare, anche perché Allegri non è un novellino della Serie A, cioè uno che ha 1000 partite in Serie A, magari non sempre, ma l'80% la batte così. Chi prepara la partita contro Allegri, questo ragionamento lo fa. E allora la domanda successiva è: quanto può essere diverso il dopo Juve-Inter? Perché Juve-Inter è la partita, però poi c'è tutto il resto, e c'è una risposta che ancora non abbiamo tirato fuori, che non fa parte del campo, che secondo me va inserita per forza di cose, ed è il grande punto interrogativo per me, perché casualmente è stato esattamente dopo Napoli-Juve, quindi non solo dal punto di vista sportivo qualcosa che è cambiato, ma dal punto di vista mentale e gestionale, perché poi c'è stato la penalizzazione esattamente dopo. E quindi queste sono le prime 18 partite con Juve-Napoli compreso, e queste sono le successive 20 partite dopo Juve-Napoli, quindi quando è iniziata la penalizzazione, per intenderci, da Juve-Atalanta 3-3. Quindi quest'anno, che non ci sarà un fattore extra campo come il mondiale, un fattore extra campo come la penalizzazione, almeno me lo auguro, perché anche basta, dopo è cambiato, no? Nella Juve, perché la Juve dopo la penalizzazione ha segnato di più in media gol, leggermente, ha subito decisamente di più, perché prima aveva preso 12 gol, poi ne ha subiti 21, quindi veramente ha raddoppiato la media gol, e anche a punti è andata leggermente peggio, ma non di tanto, però sono numeri comunque simili tutti tranne nella difesa. Lui mi ha fatto venire in mente, perdonami, mi ha fatto venire in mente un aneddoto. Quando prima dicevo vado a sensazione, ho ritrovato il cassetto. Sapete chi ha detto che la Juventus doveva crollare, cito letteralmente, perché aveva overperformato difensivamente? Per questo io dico, magari ci diamo un altro appuntamento lui al prossimo video, per fare questo stesso ragionamento con gli expected goal fatti e subiti, perché a Coverciano, durante il mio corso, il docente, che non ricordo chi fosse delle varie lezioni, disse: ragazzi, la Juve era nell'aria che poi dovesse avere una flessione, infatti subisce 5 gol dal Napoli, subisce 3 gol dall'Atalanta, 2 dal Monza, vado a sensazione, diciamo, di quelle partite lì, perché aveva comunque una solidità difensiva non registrata, non a regime in realtà. Era un overperformance magari singola, barra una underperformance che giocava contro. Invece la Juve, l'abbiamo visto prima, adesso ha deciso di difendere meglio e comunque subisce veramente poco.
cioè proprio di tiri in porta subiti. Ma infatti, il vero miglioramento della Juve rispetto all'anno scorso, per rispondere alla tua domanda iniziale, che insomma ci siamo arrivati, abbiamo un po' sciolto i vari nodi, quantomeno parlando di campo, è il lato difensivo. Cioè, però l'aspetto difensivo della Juventus è migliorato non di poco, ma credo che tu lo possa anche percepire proprio nella sensazione, non tanto nella lettura del numero. Cioè, perché è vero che il numero magari ti può prevedere, ma più che prevedere magari ti può anticipare una certa flessione, però io non sento mai un match analyst che prevede in base ai numeri, no? Lo dice sempre dopo, può dire magari in base ai numeri si poteva prevedere questa roba qua. Tu, ogni tanto, dato che abbiamo fatto praticamente tra ieri e oggi un'ora sparata di statistiche di match analysis, no? Tra l'altro Lu, io ho 4 minuti, poi veramente mi devo staccare. Perché sì, nessun problema. Cerco quindi di chiudere il mio parere, poi dopo vi ascolto volentieri. Cerchiamo di ragionare adesso anche un po' a livello di stomaco. C'è la percezione di quando l'Juventus va in campo è veramente di una squadra che è che tante volte è stata in controllo della partita. Io ho sentito sminuire, ho visto sminuire tantissimo la prestazione di San Siro, perché eravamo 11 contro 10, sì, eravamo 11 contro 10, ma non perché l'arbitro o la FIGC ha ordinato questo. Eravamo 11 contro 10 perché Ken è stato atterrato che era uno contro uno contro il portiere del Milan. E dopo la Juventus è stata molto brava nel prendersi in carico anche la possibilità di andare a gestire quella superiorità numerica lì. Io quest'anno, quando mi chiedevo prima delle partite, stasera vedremo la Juventus matura e all'altezza dell'appuntamento? Sì, sì, sì e sì. Poi lascia stare che non c'è stato un miglioramento dal punto di vista della manovra. Questa Juventus quasi si rifiuta di giocare a calcio. C'è una manovra veramente scarna, veramente scadente. Vedo ancora frenesia, vedo gente che è sempre con le spalle girate, non vedo mai nessuno che cerca il duello, se non Chiesa, non vedo mai nessuno che cerca di creare la superiorità, che cerca di fare la giocata che magari ti spacca la partita. Vedo sempre un po' una squadra compassata, giocatori un po' compassati, se non quando magari è un margine di vantaggio che ti permette di essere veramente sereno di giocare a calcio. È la parte difensiva della Juventus che è migliorata, ma non perché fai 20 metri indietro di baricentro, no? Te lo fa nel controllo della partita, te lo fa nelle preventive. Io quest'anno sono tornato a vedere come gli anni della BBC che Bremer, Danilo e Gatti piantano i piedi sulla linea di metà campo e da lì non ci abbassiamo mai e la squadra avversaria non riparte più. Sono queste percezioni che ho nel controllo della partita. Contro il Verona crei tanto, fai fatica a fare gol, lo fai alla fine in modo rocambolesco con Cambiaso, ma lo fai essendo in pieno controllo della partita. Sì, Verona, e tante partite, tu tante partite le hai fatte controllandole. Ragazzi, la partita contro la Fiorentina, che è stata un obbrobrio, un abominio dal punto di vista tecnico calcistico, ragazzi, ma Allegri rideva 86 denti finita la partita, perché ancora una volta si era messo in tasca Italiano, e Italiano era caduto nella sua trappola facendo 50 cross a 2, ma perché Allegri voleva subire 50 gol e 50 cross, consapevole del fatto che la Fiorentina contro quei tre lì dentro l'area non avrebbe mai segnato. E allora c'è un miglioramento. Io su Firenze non sono d'accordissimo, ma c'è un punto di vista difensivo che secondo me denota un grosso miglioramento della Juve. E tu questo miglioramento difensivo ce lo hai anche perché quest'anno hai messo dentro una cosa diversa, che è stato il pressing in avanti, che hai visto soprattutto nel pressassuolo, che ogni tanto nel corso delle partite ritiri fuori, ma penso al gol di Chiesa contro Udinese, penso al super gol di Vlahovic contro la Lazio, che tu fai perché Bremer anticipa Immobile nella nostra metà campo. Lo vado ad anticipare mettendo i piedi, buttandosi oltre la linea di metà campo. E poi ce ne sono stati altri che in questo momento mi sfuggono, oltre le occasioni che poi hai creato, come abbiamo citato prima, quelle di Cagliari. Per cui il vero miglioramento di campo è questo. E poi chiudo con la mia vera risposta, è che tu, ragazzi, l'anno scorso questo gruppo porta a casa un terzo posto in Serie A in una situazione che non può esistere, che non può essere concepita da nessun essere umano. E questa roba qua un qualcosa te la deve portare. E secondo me si sta vedendo nel carattere, nell'unione di intenti, e sottolineo unione di intenti, perché io McKennie correre così tanto non l'ho mai visto. Chiesa scocciato perché fa mezzo tiro in porta, però al 75esimo lo vedo correre come un pezzente da area a area per cercare di chiudere neanche un pallone, una possibile diagonale.
e secondo me sono tutti segnali molto importanti che rappresentano la vera differenza tra la Juventus dell'anno scorso e la Juventus di quest'anno. Io ti darò allora la mia risposta nel video, la potrai ascoltare quando lo pubblicheremo, se devi scappare, intanto ne parliamo un po' io e Luke. Va bene. Allora ragazzi, vi saluto e vi ringrazio. Grazie Matte. Ciao. Lu, ma ti posso lanciare Devi. Una sfida, poi tu tagli. Devi. Perché non ce le andiamo a vedere questi expected goal subiti o fatti nel corso? Lo possiamo fare. Proprio, sono curioso, tu mi stuzzi i numeri. Guarda, anzi, se hai qualche dato anche tu, lo possiamo preparare in un prossimo video e lo analizziamo. Allora dai, diamoci appuntamento, se dovesse essere che, diciamo, dovesse darci qualche idea diversa da quella che abbiamo espresso, sarebbe curioso andarla a vedere, perché secondo me, Matte, mi dispiace che adesso sia uscito, ma volevo sottolineare la tendenza importante nella match. Quando infatti abbiamo fatto tutti e due una faccia così, perché ti do la mia risposta, poi magari mi darai la tua. Perché io leggendo questi numeri, prima hai detto, a Coverciano ci hanno detto, io ho evidenziato questi dati, sì, che compreso Napoli 0,67 in 18 partite, sì, dei gol degli avversari della Juve, togliendo Napoli addirittura 0,39, quindi vuol dire che 0,67 di media gol, che sono 12 gol degli avversari in 18 partite, sì, è bassa, è una media, sì, bassa. Sì. Dopo Napoli, ed è vero che c'è la penalizzazione, ma non solo, diventa 1,17, praticamente raddoppia. E quindi te mi parli di tendenza, giustamente, perché ora il mio dubbio è, l'anno scorso la Juve, dopo il filotto, è crollata perché non riusciva a reggere la pressione del fattore extracampo o perché nel filotto aveva overperformato e non era più ripetibile? Bravissimo. E la risposta è... ti darebbe un match analyst, e mi ci tiro fuori, è di campo, dico, un match analyst non banalmente diplomato come me, che io sono da cameretta, ma è sicuramente che la tendenza fa tantissimo. La tendenza ti dà una sensazione che molto probabilmente, statisticamente, tu lo sai meglio di me, vorrà dire che tu, se continui così, andrai a subire. Ti dico, lo sai chi è l'esempio di quest'anno? Sarri. Difensivamente parlando, la squadra che ha overperformato di più, Provedella l'anno scorso era a livello di, non lo so, Buffone e Neuer messi insieme. Esatto, e senza nulla togliere, perché Provedella è un grande, certo, difensore, ma se pensi, Casale lo scorso anno non faceva una panchina, quest'anno va in panchina perché non sta andando alla grande. La Lazio infatti quest'anno ha grandi problemi difensivi. La tendenza di solito funziona molto. Ti dico un'altra cosa per chiudere, ma così, perché stiamo parlando di numeri, io mi salto. Allora, pensa che addirittura la tendenza importa tanto al match analyst, secondo me è un po' troppo, ma il famoso indice di pericolosità offensiva, che è stato, diciamo, messo a punto da Coverciano, indica proprio, cioè fa una sorta di accumulo punti. Se non vado errato, ogni 33 punti sarebbe un gol nella statistica. Certo. Questi punti vengono fatti con un cross vale 0,5, un tiro, certo, in porta vale 1,5. E tu accumuli questi punti, diciamo, nel tuo score, e di solito corrispondono a dei gol. E loro addirittura portano questo come esempio. Anche sulla Juve portavano l'indice di pericolosità offensiva, che era più basso del dovuto di quello che stava facendo, e gli expected goal che doveva invece subire erano maggiori, ma nella realtà minori di quelli che poi alla fine subiva. Infatti, guarda, la mia risposta alla domanda da cui è nato il video è che a livello di campo... fino adesso, se devo prendere in esempio le partite che hanno portato a Juve-Inter e le partite che hanno portato a Napoli-Juve, non c'è niente di diverso. Ci sono delle consapevolezze in più che in questo momento non vengono sfruttate. Io vedo questo, cioè dal punto di vista di campo, il filotto che mi ha portato l'anno scorso a quella partita, il filotto che mi ha portato a questo, non mi dice niente. Però, a differenza dell'anno scorso, non essendoci la penalizzazione, la Juve ha la possibilità di cercare di dare di continuità a questa cosa, che però, per come la leggo io, è un overperforming costante della difesa che prima o poi sarà destinata, anche banalmente, l'errore del giocatore, come è stato Bremer con la Lazio, che la passa Luis Alberto invece a Locatelli o a Cambiaso, fa l'errore
e prendi gol, perché non dimentichiamoci che o Gatti che si fa autogol o Szczęsny che fa la papera, cioè che possono essere errori individuali, sì, o di reparto, cioè non salgono i difensori, tengono in gioco, sono mille variabili, quindi io in questo momento vedo veramente una concentrazione elevatissima nei giocatori della Juve e non so se riuscirà a durare per altre quante sono? 26 partite. Sì, però ti do un'altra chiave di lettura, perché per me, per un allenatore, per un preparatore, per tutto lo staff, per anche il giocatore, è più importante il dato di expected goal maggiore nelle, o comunque in linea o leggermente maggiore, che abbiamo visto post Sassuolo, e poi converti meno, ma è costante, piuttosto che, sì, ok, sto a galla, ma ho fatto un tiro, ogni tiro che faccio mezzo gol, o almeno due tiri che faccio un gol, quello mi dà meno sensazione di sapere quello che sto facendo. Quindi, dal mio punto di vista, io mi porto una sensazione diversa, che poi magari vedremo con gli expected goal, sì, del volentieri, pilotto, vedremo se è vero o meno, però mi porto dietro una Juve che secondo me è un po' migliorata, non dico tanto, ma in termini di creazione di occasione. Quindi possiamo dire che la Juve, per migliorare ancora di più, queste sono le due tabelle di come arriviamo ai due filotti, quindi prima di Juve-Napoli, prima di Juve-Inter, l'unica cosa che ha la Juventus da fare è cercare di accelerare dal punto di vista della realizzazione, perché questi sono dati di realizzazione, dico una parola forte, ma secondo me è vera, insufficienti, per essere una squadra che punta alle primissime posizioni in Serie A, che banalmente è anche il secondo posto a lottarsi lo scudetto, perché cioè, la mia lettura è che l'Inter possa scappare da un momento all'altro, perché sì, è un confronto impari. Che poi banalizziamola, lungi da noi banalizzarla. La Juve, come dici te, non ha fatto un gol con un attaccante, non si va da nessuna parte, anche perché il centrocampo stiamo dicendo da due ore che è meno produttivo dello scorso anno. Certo, stai overperformando con i gol difensivi, ma devi quanto devi ritrovarlo, assolutamente. Benissimo, allora io Luca ti ringrazio ancora una volta, ragazzi, i contatti di Luca e di Matteo sono qui sotto in descrizione, e se guarda, te la butto lì addirittura, se vuoi lo facciamo a casa tua, se trovi quei dati, lo facciamo sul tuo canale. Onorato di più. Ma va. Benissimo, allora aspettiamo anche i commenti dei ragazzi, perché abbiamo detto tante cose, secondo me questi dati ci hanno raccontato tantissimo e ci sono mille chiavi di letture differenti, però che secondo me alla fine finiscano tutte nella medesima, e cioè serve ancora di più di questo. Sì, assolutamente. Grazie a tutti, ciao ragazzi, sotto speriamo... Come? Sotto non si deve scendere, dico. Già adesso è un rendimento elevatissimo per quello che si è visto effettivamente sul rettangolo da gioco. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao.